Pronti come sempre a riaprire la nostra seconda parte e lo facciamo alla grande. Quindi in linea la nostra Emily con il mondo degli animali. Ta-da! Grazie Carlotta, andiamo avanti ovviamente parlando dei Beagle di casa Gerdovich, questi meravigliosi cani che hanno un passato venatorio, diciamo di indole venatoria, ma che oggigiorno hanno conquistato un po' tutti. A parte la loro bellezza è indiscussa. Assolutamente sì, ormai sono diventati comunque i principi indiscussi e protagonisti dei salotti di moltissime famiglie, proprio per il loro carattere estremamente socievole, mai aggressivo, proprio anche con i bambini sviluppano un rapporto quasi simbiotico, perché sono cani di taglia medio-piccola, però allo stesso tempo molto robusti e molto pazienti, quindi non c'è il rischio né che il bambino possa far male al cane inavvertitamente, né che il cane, diciamo, possa far male al bambino per una reazione, diciamo, scomposta. Quindi possono essere anche, perdonami Simone, un perfetto primo cane per ogni famiglia. Assolutamente sì, sono un cane molto facile da gestire, sia per la sua salute che per il suo carattere. La cosa importante è tenere presente, diciamo, che sono cani non testardi, però molto intelligenti, e quando si mettono in testa qualcosa è difficile toglierla, quindi vanno impostati per quanto riguarda l'educazione in maniera, diciamo, ferma, coerente, no? Coerente. Assolutamente, col rinforzo positivo, diciamo, quindi col premio tutte le volte che il cane ripete un comportamento che noi vogliamo, diciamo, che metta in pratica, dobbiamo assolutamente premiarlo per andare a fissare, diciamo, questo comportamento. Poi io consiglio anche, quando si ospita un cucciolo in casa, finché il cane non ha imparato a rispettare quello che è l'ambiente domestico, di allestire un recintino modulare, in modo che, diciamo, siamo più tranquilli noi, che certo, il cane non vada in giro per la casa, diciamo, a combinare qualche marachella, e questo dà anche tanta sicurezza al cane, perché è un ambiente più limitato, più da gestire. Questo facilita tanto quella che è la gestione, specialmente del cucciolo, perché ovviamente il cucciolo, quando entra in famiglia, deve imparare tutte quelle che sono le regole che noi dovremmo insegnargli. Io un piccolo corso insieme a un educatore lo consiglio un po' a tutte le famiglie che prendono il cane, non soltanto il Beagle, anche perché un educatore cinofilo insegna qual è il giusto modo per comunicare con l'animale, e andiamo a prevenire quelli che possono essere dei vizi che magari in là con gli anni diventano più difficili da gestire, da contenere o da correggere. Però senz'altro, diciamo, il Beagle è un ottimo cane, diciamo, per una prima comunque, esperienza. E comunque, da grande esperto cinofilo quale sei, comunque segui anche un po' i tuoi cani nelle nuove famiglie, no? Dai consigli giusti anche proprio per l'approccio, per i primi approcci, che sono fondamentali per poi non avere problemi. Sì, assolutamente sì. Noi, io rimango sempre disponibile per tutte le persone, diciamo, che decidono di accogliere un nostro cucciolo in famiglia, e poi noi facciamo anche un importante lavoro per quanto riguarda un po' la divulgazione cinofila, quindi delle piccole perle, le chiamo io, diciamo, sui tuoi canali social, assolutamente sono molto utili, devo dire, pronti all'uso, come dicevi giustamente, pronte all'uso per la gestione, per ospitare il cucciolo in famiglia, ma anche per la gestione futura. Insomma, noi siamo molto presenti sia su YouTube che sui vari canali social, quindi TikTok, Instagram e Facebook, dove molto spesso, diciamo, pubblichiamo dei piccoli video dove diamo consigli utili a quella che è la corretta gestione. Beh, devo dire, questo testimonia anche il tuo grande affetto verso i tuoi cani, che comunque dura anche dopo, quando vanno nelle loro nuove famiglie. E comunque devo dire che anche il Beagle è stato un tuo primo grande amore. Amore, sì, ormai sono 25 anni che sono impegnato in quella che è la riselezione della razza Beagle. Io sono follemente innamorato di questi piccoli grandi cani, che per me rappresentano proprio l'essenza del cane, in quanto piccola taglia, grande carattere, eleganza da vendere, ma allo stesso tempo, diciamo, pronti e presenti anche in situazioni più wild, come può essere l'ambito venatorio o comunque attività sportiva, come può essere l'agility. Poi noi siamo stati anche orgogliosi allevatori di tanti soggetti che sono attualmente impiegati in quella che è la ricerca delle sostanze stupefacenti, quindi un cane non soltanto bello, piacevole e divertente, però anche molto utile, diciamo, e molto capace, diciamo, di soddisfare quello che le varie attività nelle quali viene impiegato.
Ecco, Simone, devo dire che qualche consiglio per l'alimentazione di questi cani, giusto? Allora, il Beagle, c'è da dire, è un cane molto robusto, quindi non è un cane particolarmente esigente quando si parla di alimentazione. Però se vogliamo andare a cercare il meglio, senz'altro farsi seguire da un nutrizionista che mette in atto quello che è la dieta a fresco, quindi andare a utilizzare diciamo le materie prime per andare a comporre nella maniera più opportuna la dieta per il nostro cane, è senz'altro, diciamo, il meglio che possiamo desiderare. Noi sono tanti anni che ci facciamo seguire dal nutrizionista, in particolare dal dottor Benincasa, che segue il nostro allevamento per quanto riguarda la nutrizione dei nostri animali. Io ancora, dopo tanti anni, non mi cimento in diete fai da te, certo, perché comunque ci vuole sempre uno specialista. E raccomandiamo questo anche a chi prende un cane, no? Che quindi non cimentarsi in diete un po' fai a te in casa, perché ovviamente non sono diete complete. Grazie Simone, continuiamo dopo la linea nostra Carlotta. E eccoci qua Massimiliano, quindi a proposito degli operai forestali, ci spieghi anche quella che è la differenza con i dipendenti dei carabinieri forestali? Sì, cioè come si diceva prima, la regione Toscana ha questi operai forestali che tutelano principalmente le ex aree di demanio forestale, mentre e sono a tutti gli effetti dipendenti pubblici con contratto privato. I carabinieri forestali, quelli che derivano dall'ex corpo forestale dello Stato, hanno anche loro a disposizione una parte civile. Anche in questo caso ci complichiamo la vita come ce la complichiamo con la regione Toscana, mm-hmm. ovvero abbiamo dei dipendenti con contratto privato, civili, all'interno di un corpo militare, carabinieri forestali. E anche qui abbiamo gli stessi all'incirca problemi. In Toscana abbiamo 8 raggruppamenti per la biodiversità che tutelano sia e reintroducono sia quello che per quanto riguarda la parte vegetale che per quello che riguarda il reinserimento di animali o l'allevamento di animali particolari come il cavallo maremmano giù a Follonica, si occupano di questo. Certo. Ecco, stavamo dicendo che siete in fase di rinnovo del CIR regionale. Tra l'altro questi lavoratori hanno avuto una vacanza contrattuale lunga 13 anni ed è molto complicato attivare un protocollo aggiuntivo. Si può spiegare questa problematica? Allora sì, il contratto è lo stesso per entrambi, perché entrambi svolgono lo stesso tipo di lavoro. Quindi gli UTB, dipendenti dei carabinieri forestali, gli operai UTB, dipendenti dei carabinieri forestali e gli operai forestali della regione Toscana hanno entrambi il CCNL nazionale lo stesso. Soltanto come contrattazione di secondo livello gli operai dipendenti della regione Toscana hanno il CIR, che è una contrattazione appunto di secondo livello a livello regionale, che integra eventuali mancanze e incentiva eventuali funzioni per i dipendenti della regione Toscana. Mentre invece i dipendenti civili con contratto privato dei carabinieri forestali hanno questo protocollo aggiuntivo. Il protocollo aggiuntivo, anche questo, è in fase di rinnovo come il CIRL, soltanto che il CIRL è arenato presso la regione e l'ANCI, mentre invece il protocollo aggiuntivo è arenato presso i carabinieri forestali a Roma, perché viene deciso a livello nazionale e siamo incagliati tra Corte dei Conti, carabinieri, cambi certo. al vertice dei carabinieri forestali, e quindi ci troviamo in una difficoltà non indifferente. Quindi questi lavoratori, sia regionali che dipendenti dai carabinieri, nel corso degli anni stiamo capendo che hanno avuto anche un peggioramento dal punto di vista economico e di tutela. Sì, anche perché, come si diceva prima, le foreste toscane, parliamo del nostro territorio, le foreste toscane hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di salvaguardia, hanno bisogno di essere tutelate contro gli incendi. Si pensa a chissà che, ma alla fine poi gli operai forestali della regione toscana non arrivano a 400, sparsi su tutto il territorio regionale, che è una forza veramente
esigua. Altra considerazione da fare e da rendere pubblica il più possibile è che non si parla di persone, perché quando si parla, si incomincia a parlare di dipendente pubblico o di dipendente regionale, ci si fa spesso delle strane idee. Questi sono persone altamente qualificate che sì e no mediamente arrivano neanche a 1.400 euro al mese. Quindi sono persone che parte del loro stipendio lo integrano proprio con gli accordi territoriali, come è il CIRL o come è il protocollo aggiuntivo per gli UTB. Ci stai parlando ovviamente di persone altamente qualificate, quindi dopo ripartiamo da qua, ci spieghi come, anche perché immagino ci saranno dei centri di addestramento. Grazie mille, adesso ci rispostiamo nel salottino insieme il Natale più grande. E adesso siamo curiosissimi di sapere quelli che sono i progetti futuri, come si prospetta il 2024. Allora, il 2024, diciamo, abbiamo tante idee, chiaramente, come sempre, perché le uniche cose che non ci mancano sono quelle, perché chiaramente gli obiettivi che abbiamo già raggiunto quest'anno ci permettono di pensare di continuare su questo percorso. Certo. Primis con la parte del retail, dove andremo ad aprire a primavera, forse marzo, aprile, il secondo punto di vendita a Perugia. Abbiamo in ponte un'altra attività, però questa ancora manca forse c'è una definizione totale dell'accordo, ma siamo in procinto di farlo a Pistoia, una cosa bellissima, una serra bellissima del gruppo Tesi, che andrà a inglobare 9 aziende all'interno di questa struttura bellissima in mezzo a questo parco che hanno fatto loro, perché ci hanno fatto il museo del gruppo Tesi Piante Group, Tesi Group, famosi per le piante, diciamo, è un gruppo, penso, se non il primo, il secondo a livello europeo. E poi una cosa che abbiamo fatto chiaramente come novità quest'anno è la gift card per i regali, la carta regalo, e poi il regala bontà. Questo è, diciamo, il suggerimento che ci dice il nostro ufficio marketing. E poi dal prossimo anno, a grande richiesta, abbiamo richiesto da parte della clientela della Fedeli Card, perché è una cosa che abbiamo già analizzato in passato, è un fenomeno che due agenzie l'hanno studiato, le nostre attività sono frequentate nella stessa giornata dallo stesso cliente anche 3 volte al giorno, vale a dire può fare colazione a Calenzano, mangiare a San Giovanni e fare un aperitivo a Arezzo. Questa è, diciamo, una fedeltà che ancora oggi non abbiamo, come si dice, costruito con una tessera, ma che abbiamo già nella nostra clientela, perché, non lo so, non si spiega questa cosa qui, però la portiamo avanti, crediamo che debba essere, come si dice, governata e, diciamo, incentivata, e questa Fedeli Card dovrebbe aiutare ulteriormente a spronare i clienti a venire da noi. E questa è una cosa importantissima. Poi chiaramente nell'offerta che andiamo a fare allargheremo l'offerta sulla pizza tonda, che è un prodotto che è stato inserito non da tanto tempo, ma che ha riscontrato successo, che allargheremo, diciamo, l'offerta della farcitura. La pizza da Menchetti? Assolutamente no. E poi sulla parte aperitivo, che è un'altra, diciamo, parte importante delle nostre attività, andremo a fare degli aperitivi, diciamo, signature, significa che inventati e creati dai barman stagionali a marchio Menchetti, che sono chiaramente studiati e pensati proprio per la nostra clientela. Tutto questo perché rientra, diciamo, nel pensiero della variabilità dell'offerta che il cliente, certo, ha bisogno e sempre vuole, perché si stanca, perché locali alla lunga frequenta sempre, cioè il locale con la stessa offerta, il cliente chiaramente, e noi in questo sicuramente non ci facciamo mancare nulla nei cambiamenti, ma è chiaro che c'è sempre bisogno di una novità. Un cambiamento serve sempre, ma cambiare quando hai 1, 2, 3 punti vendita è una cosa, cambiarne quando ne hai 18
non è facile perché devi rispettare i tempi per tutti, devi fare in modo che tutti siano pronti a fare quel cambiamento. Insomma, diciamo, ci sono le persone giuste per fare queste cose qui, perché chiaramente non siamo da soli, mio fratello, ma abbiamo tante persone intorno che ci aiutano a fare questo. Ma insomma, diciamo, il percorso che stiamo facendo nel retail è ben delineato. Per quanto riguarda chiaramente la panificazione, siamo al massimo della produzione da 3 anni, chiaramente più non possiamo Quante fare. Quante volte ho comprato il vostro pane? Questa è una cosa che giustamente dicono fuori, che i consumi effettivamente un po' diminuiscono, però noi riusciamo sempre a fare la nostra produzione giornaliera già da qualche anno, perché è una produzione di oltre 100 quintali di pane al giorno, distribuito con 20 mezzi dei nostri diciamo collaboratori, e sta funzionando. La parte dolciaria, chiaramente avendo 18 punti vendita, poi alcune piccole forniture, è già sostanzialmente coperta, e il mondo pizza, che è stato aperto ad ottobre il secondo impianto di pizza surgelata per il mondo, diciamo, GDO e food service, e chiaramente abbiamo cominciato da qualche mese il mercato dell'export, che sta funzionando benissimo, e devo dire, tocchiamo ferro. Speriamo davvero di aver già visto i momenti più brutti, perché esatto, per un'attività come la nostra, esatto, le due situazioni del Covid e quella della crisi non solo energetica, mm-hmm, ma la crisi chiaramente dei costi delle materie prime, sono state due botte molto importanti. Come a tantissime altre attività, avete un po' rallentato, ma non vi siete mai fermati. Soprattutto, quindi, complimenti davvero per tutto. Non abbiamo abbassato la guardia, e soprattutto non abbiamo fatto cose che sicuramente ci hanno detto altri fornitori, hanno fatto altri, di abbassare il livello qualitativo. Questa è la strada proprio per morire quanto prima. Ancora grazie per averci parlato del vostro mondo e della incredibile realtà che siete. In bocca al lupo per tutto, Corrado. Crepi. Aspettate tutti nei vostri punti vendita, perché insieme il Natale è più grande. Grazie mille, Corrado. Grazie. A presto. Adesso Alchimia Botanica. Ta-da! Eccoci Carlotta, grazie, eccoci qua in questo spazio dedicato a tutti gli appassionati di agricoltura, giardinaggio e vita all'aria aperta. Abbiamo iniziato a parlare degli abeti, degli alberi di Natale. E abbiamo anche detto innanzitutto che quando acquistiamo una pianta vera, una pianta di albero di Natale con le radici, non è una pianta che è stata sottratta, che è stata derubata al bosco, ma è una pianta che è stata coltivata a questo scopo, perché ci sono dei vivai che hanno proprio come obiettivo la coltivazione degli abeti per poi poterli mettere in commercio e diventare poi alberi di Natale. Abbiamo anche detto di come l'abete rosso, Picea abies, sia l'abete classico e di come però ce ne siano anche altri. Intanto perché? Perché c'è la necessità di avere anche altre piante, sempre o di Picea o di abies, per poter essere addobbati? Perché un po' di difetti l'abete rosso li ha, ad esempio perde velocemente gli aghi e quindi si spoglia molto facilmente, e sappiamo molto bene che una pianta tenuta in appartamento magari da adesso, 28 di novembre o dall'8 di dicembre, che è il giorno classico, no? Per fare l'albero di Natale fino poi all'Epifania, se perde aghi è un po' di disagio, certamente lo dà. E quindi la ricerca è andata avanti e ha trovato anche altre piante, sempre di abete o di Picea, che perdano meno aghi. Pensiamo ad esempio al Picea nordmanniana, un abete, un albero di Natale, più resistente, no? Alla perdita degli aghi, ha una colorazione argentata, quindi una pianta anche molto bella da un punto di vista visivo da vedersi, così come poi c'è un'altra pianta ancora più argentata, che è il Picea pungens, è già questo, no? Pungens, gli aghi pungono molto, glauca, ha questo davvero colore argentato molto bello e gli aghi sono molto resistenti. Certamente hanno anche un altro prezzo, no? Sono piante
di qualità diversa e quindi per forza no, un altro, quindi con la R non senza R, un altro prezzo di mercato. Rimanendo poi negli abeti c'è l'abies salva, anche in questo caso no? Un abete bianco, e tutti questi però sono piante di grandi dimensioni che possono arrivare davvero anche a grandi dimensioni. Noi sappiamo che in commercio ci sono piante di varie altezze, ma ce n'è una specie particolare che è Picea conica, che ha la caratteristica di non crescere oltre una certa misura e quindi magari si adatta molto bene a ambienti piccoli oppure a spazi anche in ambienti grandi dove lo spazio per l'albero di Natale è uno spazio ridotto, non cresce più degli 80-100 centimetri e quindi abbiamo davvero una vasta gamma di scelta. Ma come fare a fare in modo che le nostre piante arrivino poi al classico giorno 7 di gennaio senza perdere aghi tanti al di là della scelta, no? E poi a fare in modo che possano anche rimanere per i mesi successivi. Questo è un po' una chimera, perché non è semplicissimo fare in modo che le nostre piante di abete riescano a superare che cosa? I mesi subito successivi a gennaio, no? Quelli li possono superare facilmente. Certamente li dobbiamo mettere in vaso oppure mettere poi in terra in un giardino, ma è soprattutto pericoloso l'estate. Ecco, in questo caso l'estate davvero è deleteria. Intanto comunque dobbiamo continuare a irrigarli anche quando sono addobbati, fare in modo che l'acqua nel sottovaso non rimanga al solito perché le radici devono respirare, e poi una volta trapiantati dobbiamo concimarli. Certamente una volta che non sono più alberi di Natale non buttarli nel cassone, nel cassone dell'organico, ma ci sono poi i centri di raccolta che sono proprio adatti per raccogliere gli alberi. Stavo pensando un po' di una Carlotta, ma chissà se il sommo poeta, quando scrisse, no, nel mezzo del cammino di nostra vita mi trovai una selva oscura, pensava a un bosco di abeti, perché effettivamente un bosco di abeti è molto buio la selva oscura. A te Carlotta, a dopo. Rieccoci qua per i consigli di conservizi, e a proposito Alessandro dobbiamo fare i complimenti alla nostra dottoressa Cappa. Oh, bravissima, io invito anche i telespettatori, se hanno apprezzato i suggerimenti della dottoressa Cappa, a scegliere le attività assistite da conservizi della dottoressa Cappa sul sito mangiareinsicurezza.com, di scegliere l'attività a voi più vicini. Abbiamo quindi parlato di ristorazione, ma vi occupate anche di strutture ricettive. Sì, abbiamo ideato un progetto che si chiama Ospitalità in Sicurezza. È per essere di aiuto agli albergatori a supportare e a garantire ai propri ospiti un soggiorno sì in relax ma anche in salute e sicurezza. Mi spiego meglio. Sì. Ogni struttura ricettiva ha l'obbligo di attuare tutta una serie di procedure interne per garantire la sicurezza dei propri ospiti. Su rischi che molto spesso sono sottovalutati. Faccio un esempio, parlo di legionella. La legionella, solo nel 2022 ci sono stati oltre 3.000 casi di legionella. La legionella, e questo è un dato rilevato dall'Istituto Superiore della Sanità, la legionella si contrae per inalazione ed è un batterio molto pericoloso che crea gravi danni polmonari soprattutto a soggetti molto deboli. E quindi come aiutate gli albergatori a prevenire la presenza di legionella? Allora, ci vogliono delle competenze. Perché? Perché si va dal datore di lavoro e si fa un'intervista. Questa intervista viene fatta, molto spesso chiediamo anche la presenza del manutentore, che è la persona poi che conosce nel pratico la struttura, e si fanno un po' di domande. In queste domande si chiede se l'impianto idrico è unico, ci sono praticamente, a volte nelle strutture ricettive ci sono più piani, quindi ci sono più impianti idrici. Già questo può essere un punto critico da valutare. Si chiede
se ci sono serbatoi d'acqua, il serbatoio d'acqua se è in cantina, in terrazza o in soffitta. Questo perché? Perché già un serbatoio d'acqua dove c'è lo stoccaggio d'acqua, che è in terrazza o in soffitta, in una stagione estiva è molto probabile che possa superare i 20 gradi e la legionella è il suo habitat naturale ed è 20 a 50 gradi, quindi lì le colonie si moltiplicano e può diventare praticamente un punto critico. Quindi sì, questi ci sono tante cose da valutare, certo, e da fare prevenzione. L'importante è analizzare il tutto, fare anche delle analisi proprio microbiologiche e quant'altro per far sì di valutare che sia tutto ben tenuto sotto controllo. Ci sono altre cose che vanno fatte per tutelare gli ospiti all'interno delle strutture ricettive? Sì, perché una delle cosine da tenere assolutamente sotto controllo, per esempio, è la zona colazioni, la sala colazioni. Quante volte ci capita in una struttura ricettiva di avere i genitori in camera e i ragazzi che vanno a fare colazione? Quindi è importante che nella sala colazioni ci sia un menù con le indicazioni corrette degli allergeni. Oggi sempre più persone sono intolleranti e allergiche a qualcosa e questo va a tutela sia degli ospiti che, lasciami dire, anche del gestore della struttura ricettiva. Poi andiamo a verificare che ci sia una planimetria di evacuazione all'interno delle camere ben visiva per in caso di imprevisti. Andiamo a verificare se i frangigetti dei bagni all'interno delle camere sono sostituiti, decalcificati e sanificati nella maniera corretta, in modo ordinario e straordinario. E verifichiamo un protocollo di pulizia. Cos'è il protocollo di pulizia? È la cosa che ci consente di capire se la biancheria di quella struttura ricettiva è tenuta e stoccata in una maniera corretta, al riparo da infestanti, oltre alla sanificazione e alla detersione che poi avviene nelle camere. Quindi ci sono tutta una serie di cose che devono essere fatte con competenza e con attenzione per far sì che si possa dare garanzia di sicurezza agli ospiti. Cos'altro aggiungere? Con voi è impossibile sbagliare. Sì, questo sì. Noi oltre tutto questo, quello che facciamo, abbiamo creato anche uno strumento per digitalizzare tutta la parte formativa e burocratica della struttura ricettiva. Abbiamo creato un'app e c'è un'area riservata dove possono praticamente avere alert, archivio, documenti e far sì che possano essere supportati in tutto. Abbiamo anche creato uno strumento molto carino, che è quello di creare un video dove ogni struttura ricettiva, ogni albergatore può girarlo, è proprio tour operator, agenzie e ospiti, perché oggi garantire sicurezza è un messaggio che va dato, è un messaggio che deve passare, perché il relax è importante, la sicurezza degli ospiti altrettanto. Certamente. Io invito anche a chiunque ci stia osservando, guardando, ascoltando, di contattarci alla nostra mail per poter verificare che tutte le procedure all'interno della propria struttura siano attuate correttamente. Questo lo faremo sotto forma completamente gratuita, contattandoci alla mail info@conservizi.com. Perché Carlotta, Alessandro, l'ospitalità in sicurezza con l'assistenza di Conservizi è una certezza. Grazie. Grazie per essere stati con noi, grazie, e grazie per tenerci compagnia il mercoledì, grazie, in cucina, a voi. Perché dopo, grazie, la puntata dedicata alla salute arriva in cucina la nostra Conservizi, grazie, con le loro, voi, attività. Grazie Alessandro e grazie Katia. No, a prestissimo. A adesso andiamo avanti con Davide Rogai, il mondo delle app. Ciao Carlotta, grazie della linea e un saluto dallo studio virtuale del Murata Idea Park di Firenze. Oggi siamo in compagnia di Andrea Antonelli, cofondatore di Orwell. Ciao Andrea. Ciao Davide e salve a tutti. Presento un attimo la mia realtà. Orwell è un mixed reality studio di Milano che è specializzato in esperienze tra tecnologia sport e industria dell'intrattenimento. Negli ultimi anni Orwell si è specializzata nella produzione di prodotti capaci di, diciamo, massimizzare il coinvolgimento nello sport dei fan. Il principale di questi prodotti è Virtual Soccer Zone, che è un videogioco competitivo di calcio, singolo e multiplayer in realtà virtuale. Virtual Soccer Zone è una soluzione unica, nel senso che è un'esperienza immersiva tra videogioco e calcio reale. È un VR Sport, quindi diciamo che è pensato per la Z Generation o quantomeno i più giovani, ecco, chiamiamoli così. È completamente personalizzabile per squadre di calcio, leghe e brand, e non ultimo promuove l'attività fisica.
basato su due versioni di gioco, diciamo una è Virtual Soccer Zone 20, pensato per fiere, per fanzone, per eventi più piccoli, e un'altra è l'arcade, pensata per sale giochi, nave da crociera, parchi a tema e musei. Niente, da quando abbiamo lanciato il gioco, diciamo che abbiamo avuto parecchio successo, abbiamo collaborato con tantissime leghe, squadre di calcio, brand, tra cui Roma, Ajax, più volte la Liga, che è il nostro maggior cliente, UEFA, Team Serie A, o brand come Just Eat, OKX, e non per ultimo, proprio di recente, il Museo FIFA ha confermato il gioco all'interno del loro playground per tempo, cioè, quindi se volete giocare potete andare a Zurigo al FIFA Museo. Ecco. Incredibile, una storia davvero con uno spazio, diciamo, è un eco oltre internazionale, quindi facciamo i complimenti. Ma questa idea da dove nasce? Raccontaci la storiellina che è all'inizio di ogni storia, di ogni grande storia imprenditoriale. Ma allora, nasce da una grande passione per il calcio, per la realtà virtuale, e da un'opportunità con una realtà di Milano che ci fece realizzare, diciamo, un prototipo per la Roma, e poi ovviamente anche da un'opportunità di mercato, diciamo, come ingaggiare, come coinvolgere i giovani fan. Solitamente il pubblico degli sport tradizionali sta invecchiando e i giovani sono sempre più appassionati di giochi e tecnologia, e di conseguenza abbiamo pensato che un'esperienza di realtà virtuale e calcio potesse avere il potenziale per rivoluzionare un'esperienza dei fan anche all'interno dello stadio, e anche a vantaggio degli sport tradizionali e quelli del calcio. Senti, hai parlato di visione, hai parlato di mercato, dici i prossimi passi, quello che hai a breve del futuro di Orwell. Allora, in questo momento stiamo lanciando una campagna marketing piuttosto importante su LinkedIn, in cui rivolta ad agenzie di eventi e sport marketing, e proponiamo una versione customizzata di Virtual Soccer Zone a un prezzo davvero molto concorrenziale, mentre addirittura a gennaio 2014 proporremo ai nostri clienti anche una versione enterprise, ovvero la possibilità di acquistare in esclusiva territoriale entrambe le versioni, l'arcade e la eventi. E poi ovviamente gennaio 2024 abbiamo le uscite ovviamente a disposizione, diciamo, di tutti, dei più. Sì, diciamo un'offerta molto molto vantaggiosa sempre per agenzie di sport marketing ed eventi. Chiaro, chiarissimo. Senti, io ti faccio un grande in bocca al lupo, Andrea, a te e a tutto lo staff di Orwell, fate cose veramente incredibili, e spero ovviamente ti porti fortuna a essere stato al mondo delle app, come ho portato ad altri colleghi. Grazie mille, e a te la linea, a voi studio. Grazie a te, Davide. Ecco, se la regia mi aiuta, vorrei inquadrare una bellissima immagine, i tre cuccioli tutti insieme. Ecco, sono tutti insieme e veramente possiamo apprezzare il ventaglio di colori meravigliosi che presenta questa razza fantastica, il Beagle. Li hai tutti in collo? Come dicevo prima, tra l'altro questo cucciolo qua presenta una colorazione tricolore blu che è veramente molto rara, e noi siamo orgogliosi di allevare a casa Gerdi, c'è una colorazione veramente difficili da vedere, mentre se è sempre un tricolore, ovvero la testa, le spalle e il posteriore rimangono fulve, mentre la schiena rimane blu. Invece qui abbiamo un piccolo bianco arancio, adesso piuttosto agitato, si è stufato, diciamo. Il momento gioco, quindi. E poi il tricolore, che è quello, sì, diciamo, è la colorazione, diciamo, più comune, se chiamiamola più classica. Poi anche all'interno del tricolore ci sono vari tricolori, ad esempio lui è un moschettato lepre, ovvero questo lo possiamo riconoscere perché è molto chiaro, all'età di circa 80 giorni, quindi presenta già la testa completamente marrone e quindi andrà a schiarirsi anche per quanto riguarda la schiena, perché dovete sapere che i cucciolini di Beagle nascono completamente bianchi e neri, mentre il pulvo si viene a sviluppare successivamente durante la crescita. Quanto più lentamente schiariranno, quanto più abbiamo la garanzia che da adulti la schiena rimarrà completamente nera. Quindi per quanto riguarda poi i tricolori,
Ecco, forse il cucciolo, più chiaro, ha fatto un po' danno, perché è un po' che si agita, quindi probabilmente ha fatto un po' un danno al microfono. I cuccioli nascono completamente bianchi e neri, poi il fulvo si sviluppa successivamente crescendo, e quanto più lentamente si schiarisce il cane, quanto più avremo la garanzia che da adulto la schiena rimarrà completamente nera. Quindi a volte si possono vedere dei cuccioli che all'età di 80 giorni presentano una colorazione molto scura, con la testa quasi completamente nera. Dobbiamo sapere che poi quella testa non rimarrà completamente nera, diventerà comunque marrone, però la schiena da adulti sarà completamente nera. Quelli si chiamano tricolore sella nera, con una colorazione sempre particolare e poco conosciuta. Simone, da casa tutti vogliono sapere quando sono pronti i cuccioli per arrivare nella nuova casa, quindi quando possono lasciare l'allevamento, e perché non prima? Allora, noi non consegniamo i nostri cuccioli prima degli 80 giorni, perché oltre al periodo, diciamo, normale in cui il cucciolo deve stare con la mamma, c'è anche un periodo, diciamo, legato, ecco, se mi aiuti con la gestione, il monello. Oltre, dicevo, al periodo delle vaccinazioni, del periodo, diciamo, che è importante, relativo all'imprinting, dove il cucciolo deve rimanere con la madre e con i fratelli, noi preferiamo sempre far uscire i nostri cuccioli dall'allevamento quando sono un pochino più formati, questo per andare ad affrontare meglio quello che è lo stress da separazione, e quindi poter diciamo rispondere meglio al proprio sistema immunitario agli eventuali agenti patogeni che il cucciolo potrà andare a incontrare. Quindi non prima degli 80 giorni, con le vaccinazioni fatte, ovviamente tutti identificati con microchip. E poi un'altra cosa che facciamo nel nostro allevamento, facciamo una sorta di identikit parentale tramite DNA, quindi tutti i nostri cuccioli hanno genitori con DNA depositato, in modo che si possa andare a tracciare quella che è la parentela. Quindi, oltre, diciamo, che il pedigree ENCE, che si basa comunque su un'autocertificazione dell'allevatore, noi forniamo anche quello che è il deposito del DNA presso i laboratori accreditati ENCE per poter garantire la parentela dei nostri cuccioli. Quindi questo è un qualcosa, diciamo, che mettiamo a disposizione per offrire maggiore trasparenza in quello che è il nostro piano d'allevamento, il nostro piano selettivo. Devo dire grazie Simone e complimenti per il lavoro che fai, che fate nel vostro allevamento, che veramente testimonia una grande professionalità, un grande amore per questa razza. Devo dire, chi vi può cercare, vi può cercare sui social, ma non solo, avete anche il vostro sito assolutamente, web? Assolutamente sì, basta cercare Beagle di Casa Gerdovic, potete trovare il sito internet online, e poi i nostri quattro canali, ripeto, sono YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, dove noi, diciamo, li utilizziamo sia per fare divulgazione dal punto di vista cinotecnico, sia per pubblicare le foto dei nostri riproduttori e delle famiglie insieme ai cuccioli, diciamo che le famiglie ci hanno scelto insieme ai loro cuccioli. Grazie mille per essere stato di nuovo con noi, io vi aspetto il prossimo martedì con un altro monello e do la linea alla nostra Carlotta. Grazie mille a voi. Massimiliano, rieccoci qua, siamo arrivati in fondo, quindi come diventare operai forestali? C'è un centro d'estramento? Innanzitutto si deve prima partecipare al concorso per diventare operai forestali, come dicevamo prima 400 sono pochi, quindi sarebbe auspicabile che perlomeno quando ci sono i pensionamenti, i vari enti preposti sul territorio, come sono le unioni dei comuni, attivassero i bandi. Fatto questo, la Regione Toscana ha un'eccellenza a livello nazionale, infatti vengano anche da altre regioni per istruire, preparare gli operai forestali e l'antincendio boschivo. È la pineta di centro di preparazione della pineta di Tocchi, okay, nella provincia di Siena. Quindi torniamo sulle operazioni di spegnimento degli incendi. Dopo inizia una fase di bonifica del territorio. Chi sono gli enti competenti? Chi se ne occupa? Continuano come al solito ad occuparsene i forestali. È chiaro che ci sono anche varie ditte che possano prendere in appalto, però diciamo l'opera, quella primaria,
quella di consolidamento, di pulizia del bosco, di riportare, diciamo, allo stato ottimale, sia per favorire la ricrescita degli alberi, sia anche per mettere in sicurezza, perché una volta io andai a vedere e rimasi molto impresso del lavoro fatto su, quando ci fu l'incendio sul Monte Serra a Pisa, e l'opera di consolidamento viene fatta con gli arbusti, con gli alberi che sono scampati all'incendio, quindi è tutta una cosa naturale che va fatta con un'esperienza notevole e con un dettaglio del rispetto dell'ambiente e del rispetto anche di solidità di quello che è il territorio, che non è facile. A conclusione dei nostri interventi, possiamo dire che c'è ancora tanta strada da fare? Sì, c'è tanta strada da fare, appunto, ripeto, prima di tutto nella tutela di chi svolge questo tipo di lavoro. E poi oggi più che mai la legna e quello che si può produrre con la legna, quello che si può produrre con un bosco ben regimato, ben attrezzato, ben curato, e quindi investendo in manodopera, investendo sul territorio, si crea una filiera anche a livello locale che potrebbe non solo essere fine alla legna da ardere, ma potrebbe in qualche modo creare una filiera di valore aggiunto per tutta la regione toscana. Certamente. Massimiliano, altro da aggiungere? Abbiamo detto tanto? No. E quindi grazie per essere stato con noi. Grazie Ti a voi. Ti riaspettiamo prestissimo come sempre. Grazie, grazie mille. Grazie. Perché adesso linea al nostro sommo agronomo, Alchimia Botanica. Eccoci, eccoci, grazie Carlotta. Ma da, guarda, appassionato cinofilo, non posso fare a meno di non aver osservato come la nostra dottoressa Balatri si è impegnata nel tentare di ammansire questo cucciolo bellissimo di Beagle, che se io dovessi acquistare un Beagle, certamente acquisterei lui, perché ha questa energia, questa verve che sicuramente lo caratterizzerà poi per tutte le attività che vorrà fare, venatorie, qualsiasi campione tipo attività. Questo secondo me è un cucciolo che avrà successo, perché si vede, insomma, noi sappiamo come la dottoressa Balatri abbia addormentato serpenti, falchi, di tutto, tutti gli animali, tutto lo scibile zootecnico. Oggi con questo cucciolo non ce la fa, no. Dottoressa, non ce la fa, sicché si vede davvero che è un cucciolo che avrà un futuro. Ma torniamo alle nostre piante. Intanto davvero l'importanza, no, di coltivare il bosco, come sia davvero necessario che il bosco sia coltivato, perché poi i nostri boschi servono, no? Noi abbiamo parlato di abeti, ovviamente diremo altre due o tre cose sugli abeti, ma come è importante che il bosco sia mantenuto, come sono importanti gli operai forestali o chi lavora, no, nel bosco, perché davvero, al di là di essere un grande polmone, è davvero importante per tutto quello che non fa accadere, no? Pensiamo agli eventi climatici particolari. Ritorniamo però alle nostre piante, no? Le nostre piante in questo terzo spazio, che è uno spazio dedicato alle domande dei telespettatori e delle telespettatrici, che con occhio guardo sempre questi meravigliosi Beagle. Però prima, tornando un po' agli alberi di Natale, no? Abbiamo detto irrigarli anche quando sono addobbati. Altro piccolissimo consiglio: non metterli accanto a fonti di calore, perché già perdono gli aghi. Anche quelli un po' più resistenti, perché chiaramente in appartamento, no, le temperature sono temperature alte, non sempre si irriga nella maniera adeguata, quindi non vicino a fonti di calore. E poi sono piante vive, hanno bisogno di luce, e quindi è vero, no, che la selva oscura ha poca luce, quindi il bosco di abeti ha poca luce, però è una pianta, la luce la deve avere. Bene, veniamo alle domande in questo terzo spazio, vediamo un po'. Allora, buon pomeriggio, vorrei sapere dall'agronomo cosa ha la mia siepe di alloro. Allora, tanto
In questa foto si vede una siepe di alloro che certamente qualche problema ce l'ha, però è uno di quei casi in cui bisogna intanto andare in campo. Si vedono, no, delle foglie che hanno delle piccole ticchiolature decolorate. E queste patologie, è una patologia questa, si può avere per due cause: o attacchi di insetti, tripidi, o attacchi di acari, ragnetto rosso o ragnetto giallo. È chiaro, da una fotografia non si può sapere. Questo è, come dire, è un caso classico per cui non si può dare una risposta. Allora, si prega, insomma, il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice, visto che non si è firmato, di chiamare un tecnico. Magari d'inverno non si vedrà sotto la foglia che cosa ha, perché o che siano acari, ragnetto rosso o ragnetto giallo, che si vedono non d'inverno ma dalla primavera in poi con una lente contafili, cioè con qualcosa che aumenta di 50 volte, no? Quello che si può vedere. Oppure tripidi, che non si vedono nemmeno con la lente contafili, ma magari un occhio esperto non ha bisogno di ricorrere al microscopio elettronico. Ecco, questo è proprio il classico caso per cui non si può dare una risposta. Ci dispiace, ma una risposta in questo caso non può essere data. Non so se c'è il tempo o se c'è una... Ecco, per questo, se il tempo c'è, allora guardiamo anche, so che è arrivata anche un'altra foto. Allora, buongiorno, sono un piccolo orticoltore aretino, vorrei sapere che malattie hanno le mie piante di lattuga. Grazie Lorenzo a Valdarno. Cosa si evince da questa foto? Non tantissimo, ma si vede che queste piante di lattuga hanno una macchia gialla sopra, e in questo periodo le piante di lattuga si ammalano di un patogeno vegetale, un fungo particolare. Bisognerebbe allora andare lì, verificare se sotto la foglia c'è una patina biancastra, e quasi certamente in questo caso c'è. Se ci dovesse essere, è un fungo, un patogeno, ed è la peronospora, la bremia della lattuga, e quindi dobbiamo intervenire, bremia lactuce, con farmaci adeguati. Il tempo davvero è finito. È finito, Carlotta. Simone, allora, con te la dritta via non è mai smarrita. Dacci qualche dritta, di cosa ci parlerai prossima settimana? Allora, Carlotta, sì. Intanto giovedì. Sarai con noi. Giovedì, quindi vedremo di cosa parleremo giovedì. Non d'agronomia, ma di qualcos'altro. E quindi giovedì. Presidente di Federcaccia Firenze. E quindi parleremo ovviamente di qualcosa di carattere venatorio. Martedì prossimo, non ve lo dico, qualcosa di superlativo, qualcosa di pulcherrimus, ma ovviamente lo diciamo, lo sapremo solo rimanendo su questa rete, non solo il martedì ma anche tutti gli altri giorni della settimana. Quindi noi a giovedì e poi a martedì per sapere di cosa parleremo martedì. Arrivederci. Grazie mille Simone. Di cosa parleremo nella nostra terza parte? Qual è la ricettina che vi presenteremo? Restate sintonizzati e lo scopriremo in compagnia delle nostre Sara Barbara e Denise. Siamo prontissime, vero? A posto, noi siamo pronte. Ho già messo l'acqua. Io vi raggiungo. Vai. State lì. E anche voi. State lì. Tutti sintonizzati, perché Tada torna subito in cucina.